Il campionato si intreccia con i giorni roventi di calciomercato. Il Pescara sarà impegnato domenica a Viterbo e mercoledì in casa con la Carrarese, mentre lunedì alle 20 ci sarà lo stop alla sessione di gennaio. La priorità per il Pescara è intanto formalizzare le uscite dei giocatori che non rientrano nei piani. Via Marilungo, ora le attenzioni sono su Rizzo e Galano. Sul centrocampista resta aperto il fronte Messina, ma nelle ultime ore c'è stato l'inserimento prepotente della Pistoiese, squadra dei bassi fondi del girone B, ma che dopo il cambio di proprietà sta rinforzando la squadra per tentare la rincorsa salvezza. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del centrocampista siciliano. Meno fermento intorno a Cristian Galano, la cui posizione è sempre legata ad un ingaggio attuale particolarmente oneroso, fuori portata per quasi tutti i club di C, ma anche per diversi di Serie B. Se il presidente Sebastiani dovesse confermare l'intenzione di non fornire incentivi, l'esterno foggiano dovrebbe abbassare le pretese. Una società che ha la forza per tentare l'affondo con Galano è il Bari, che ha perso per un mese Botta. L'esterno potrebbe tornare utile, ma solo in caso di cessione di un altro tesserato da parte del Bari, Citro o Di Gennaro. Per le entrate, il nome alla ribalta delle ultime ore è quello di Samuele Longo, che potrebbe arrivare in prestito dal Vicenza. Ci sono due variabili però: Longo attende una chiamata dalla B e il Pescara ha bisogno di una ulteriore uscita, quale quella di Michael De Marchi, che piace alla capolista del girone A Sud Tirol, per il quale potrebbe essere un utile completamento dell'attacco. La sensazione è che con la giornata di campionato alle porte, molto sarà verosimilmente deciso nell'ultimo frenetico giorno di mercato di lunedì. Intanto il tecnico Gaetano Auteri continua a preparare il match di dopodomani a Viterbo e dovrà fronteggiare una serie di assenze. Per la gara del Rocchi vanno verso il forfait De Risio, Frascatore, Cancellotti, Chiarella e Drudi. Sarà convocato l'ultimo arrivato, il difensore Hierardi, che potrebbe anche ambire ad una maglia da titolare, anche se Auteri dovrebbe scegliere Illanes, Ingrosso e Veroli nel trio di difesa, Zappella e Rasi gli esterni. In mediana Pompetti prenderà il posto di De Risio, ballottaggio Diambo Memusciai per l'altro posto. In attacco si ripartirà da Rauti, Ferrari e Dursi, con Clemenza e il baby meraviglia delle Monache pronti a subentrare in corso d'opera. Attivissima sul mercato la viterbese, che si riassesta per risalire la classifica. Ieri ufficializzati gli arrivi in prestito dell'attaccante Alessandro Polidori dal Monterosi, un ex virtuale del Delfino, e del centrocampista Claudio Maffei dal Fiorenzuola. E poi la cessione di Michele Volpe alla Vibonese. Out Pavlev, dovrebbe debuttare un altro volto nuovo in difesa, il terzino Semenzato, a guidare l'attacco l'ex Perugia Bianchimano, supportato da Murilo e Volpicelli.